Prima di passare alla prima esposizione della struttura umana, quindi quella macro superficiale, che poi andremo ad approfondire nel tempo e che quindi poi definisce e contestualizza la struttura psicologica della vita, dell'esistenza stessa, e quindi il sistema di risposta agli stimoli. Vediamo le ultime due parole di oggi, ricordandoci sempre che l'elemento contestuale, circostanziale, sono fondamentali per definire la posizione di un contenitore, sempre. Che questo sia la parola all'interno di un testo o che sia un oggetto in uno spazio. Quindi cominciamo con ricchezza provenzale, francese, secolo XI, spagnolo e portoghese. Basso latino, ricus, dall'antico alto tedesco, ricchi, ricci, moderno Reich, che voleva dire ricchezza, gotico. Rakes, anglosassone rice, inglese rich, antico scandinavo richer, il cui senso originario è potente, valente, come nel provenzale antico francese richan o richan, prevalere, dominare, rich giurisdizione, che ritrovasi in Österreich. Österreich, che è il nome dell'Austria, da cui viene il nome Austria, vuol dire regno dell'est. Ricchezza dell'est, no? O potenza dell'est, appunto. Dallo stesso seme del latino rex, re, celtico rig, sanscrito ragan, dalla radice rag, governare, reggere, vedi re. Questa voce forma la terminazione di molti nomi propri germanici, come Teodorico, Federico, eccetera, e dà in essi la funzione di semplice superlativo. Definizione, detta qui, che possiede molti beni di fortuna, opulento, figurativo ben fornito, abbondante, copioso, che frutta molto, di gran pregio, derivato ricchezza. Che cosa ricaviamo da questa definizione o da questa parola? Che vediamo partire dal latino per precipitare nel germanico, per poi ritornare al latino e poi lo fanno risalire appunto al sanscrito. A che cosa ci riporta questa parola? Al di là della definizione semplice che vediamo sotto, vediamo la parte etimologica, quindi l'opulenza e l'abbondanza, no? Abbondante e opulento. Questo è qualcosa a cui noi riferiamo la ricchezza adesso, quindi nell'era moderna, possiamo dire, magari anche nell'era non tanto moderna, però è il comune modo di descrivere quando uno è ricco, ha tanto, avere tanta roba. Ma vediamo la radice etimologica. Potente, valente, quindi che ha valore o che ha valenza. Proviamo a vedere valente, a che cosa ci riporta. Valente, dal latino valentem, participio presente di valere, essere forte, robusto e quindi avere potenza, capacità, che vale e quindi di gran sapere ed esperienza. Quindi una persona che conosce, savio, capace. Differente da valoroso, che ha valore congiunto a coraggio. Valente. Vediamo vale, imperativo del verbo valere, star sano, star bene, ed era presso i latini maniera di saluto nel congedarsi, corrispondente al nostro addio. Al plurale dicevasi valete, state sani. Vediamo valere, provenzale, spagnolo e portoghese, valer, francese, valoir, immagino che si dica, catalano, valdrer, latino valere, participio passato valitus, essere forte, sano, robusto, che sembra avere la stessa origine del sanscrito bal, bal a, forza, bal in, robusto, bal ishnu, arrogante, bal ya, vigoroso, bal ishnu, più che arrogante e prepotente, bal ya, vigoroso, bal ishtas, fortissimo, eccetera. Onde anche il lituano val a, potenza. Valioti, forzare, antico slavo velikou, grande, nonché il latino vallum, riparo, vallus, palo, e propriamente sostegno, dalla radice var, difendere, mentre per altri farebbe capo alla radice pa, nutrire, sostenere, vedi, potere. Potere l'avevamo visto una volta, se ben vi ricordate, poi lo rivedremo. La radice pa, che dà valenza di nutrimento e di sostegno simultaneamente, ti indica che cos'è veramente il potere. È ciò che ti dà forma ed è la tua forma che ti sostiene, giusto? Quando è che tu
vacilli, quando non hai un ancoraggio e quindi non hai una forma, ovvero non riesci a identificarti in una forma, non riesci a percepirti con una forma ben specifica. La radice del dubbio è proprio quella ed è la natura dell'egoista. L'egoista, non avendo forma, deve crearsela, deve creare una confezione di facciata. Quello che contiene questa confezione è un falso scopo, no? Come abbiamo detto. Ma di per sé è un miraggio. Lui l'ha postulata, ma non è reale. E non essendo reale non può essere percepito come tale. E quindi lotta per affermare quella identità inesistente che lui ha assegnato a se stesso. Quindi, valore, valere, valente, vale. Vediamo se riusciamo a vedere anche valore. Valors, valeur, portoghese valor, basso latino valorem. Da valere, come abbiamo detto prima, essere forte, gagliardo, avere merito, pregio. E suffisso orem, indicante disposizione o stato, il valore. Quindi è uno stato potenziale, sei predisposto a valere. Virtù dell'animo. Che fa l'uomo eccellente in ogni cosa, questa è la definizione naturalmente, che egli imprende. In poche parole, tutto ciò che fai lo fai al meglio delle tue possibilità. E più generalmente gagliardia o prodezza, merito e prezzo d'ogni cosa. Infatti è interessante che la parola valore sia utilizzata in modo babbano, quindi usata dall'egoista, che non vede la simultaneità del dare e dell'avere, del seminare e del raccogliere, e quindi non vede il valore nella stessa azione che lui fa. Mozart, il valore di Mozart è nella musica che lui produce. Quindi lui è uno strumento nato per dare forma alla musica, è quello il suo valore. E nel momento in cui lui esprime ciò che lui è, si nutre. È quello il valore, è quello il nutrimento che giunge a lui. Ma l'egoista in Mozart non lo percepisce. Vede la musica e attende un consenso, un feedback che dia valore a quello che fa. Non c'è valore percepito se non c'è questo feedback, ma non è simultaneo, è successivo. Tu non percepisci il valore nell'atto stesso, ma solo valuti ciò che tu hai fatto in base al feedback che tu ricevi. Quindi, se tante persone hanno fatto così con la testa, hai detto una cosa giusta. Se vedi così, allora c'è qualcosa che non va. Ma se una cosa è quello che è, il feedback che tu ricevi è rilevante. O meglio, è rilevante come informazione, ma non è collegabile al valore dato all'azione che tu hai messo in atto. Dimmi. Potremmo dire che ogni acquisto è afflitto. Acquistare qualcosa è qualcosa di afflitto. Vedi, nel momento in cui tu è l'assegnazione del valore arbitrario che viene fatto su un oggetto, che di per sé rappresenta afflizione, non è la modalità di scambio. Perché, per esempio, avevamo visto che il denaro, di per sé, se tu lo guardi privalo di tutti i postulati che tu hai fatto sul denaro, di tutto quello che hai imparato su averne tanto, averne poco, averne mezzo, che cosa rimane? Rimane una staminale che di per sé è una rappresentazione nel mondo babbano della magia. Il babbano percepisce la magia attraverso quello, perché tu puoi trasformare un pezzo di carta in una pizza e una Coca-Cola. Quindi io ti chiedo una pizza e una Coca-Cola, ho trasformato il mio pezzo di carta in una pizza e Coca-Cola. Dall'altra parte il valore del pizzaiolo non è dato da quel pezzo di carta, perché lui ha trasformato la pizza e Coca-Cola in una staminale che lui può trasformare in un paio di scarpe, per dire, dipende dalle scarpe ovviamente, no? Direbbe il diavolo veste Prada dentro ognuno di noi. Ma è quello che ha fatto la banconota. Ma il valore di quella pizza dipende da quella banconota? Il valore di quella pizza dipende dal pizzaiolo, è lui che percepisce quel valore. Dall'altra parte qualcuno consumerà quella pizza e riceverà ciò che tu hai inserito in quella pizza. Quindi il tuo valore stesso è uno strumento che genera concepimento. La banconota non c'entra un cazzo con la pizza. Il valore della pizza non dipende dalla banconota. Il valore della pizza, quante banconote tu usi per comprare quella pizza o che numero c'è scritto su quella banconota, determina, per esempio, il materiale che è stato usato per quella pizza. Dà la possibilità di fare altre pizze al pizzaiolo e di essere lui stesso nelle condizioni di perfezionare la sua pizzità. Ma non è quella banconota
che determina il valore di quella pizza. Ma l'egoista che cosa fa? Trasforma questo processo, che di per sé è interconnesso ma non è contemporaneo, cioè i 10 euro non equivalgono al valore reale di quella pizza. Sono uno scambio. Ti do un oggetto, ricevo un altro oggetto. In questo caso ricevo un altro oggetto che posso trasformare, che è un meta-oggetto. È ancora a uno stato potenziale, come una staminale nel corpo. È uno stato potenziale e quindi può diventare qualunque cosa finché non c'è il bisogno che diventi qualcosa. Quando c'è bisogno che quella staminale diventi qualcosa, va nel luogo, nello spazio deputato a contenere quella cosa che deve diventare, che ne so, il fegato, e si trasforma in quello. Lo vedete come il soldo di per sé non determina la ricchezza che tu hai, è uno strumento. La scarsità o l'eccesso di questo strumento che tu puoi avere non determina il tuo valore. Non determina il valore di quello che tu fai. Prendete MacGyver, un telefilm dell'epoca che raccontava di questo personaggio che riusciva a cavarsela in qualunque situazione. In poche parole, con quello che aveva, lui otteneva un risultato. Se tu hai tante staminali, diciamo così, tanti meta-oggetti, userai quelli perché vengano trasformati in ciò di cui hai bisogno. Quindi sei uno strumento che ha dei meta-oggetti che può mettere a disposizione per essere trasformati. Anche in quel caso, lo puoi fare con intelligenza, quindi da esploratore, oppure lo puoi fare da babbano. Se lo fai da babbano, saranno staminali che si trasformano in cose che non servono a niente. Che tra l'altro è un po' quello che fai quando mangi junk food, quando mangi dei pezzi di plastica al sapore di formaggio. Li trasformi in cosa? È quando eccedi nel cibo, per esempio. Il corpo ha bisogno di X, tu immetti nel corpo X alla decima e l'eccesso, che quel alla decima, il corpo non sa che cazzo farsene e allora lo metti in accumulo. Riuscire a comprendere la simultaneità degli eventi apparentemente inversi è la chiave per comprendere come funziona il viaggio del transiente nel corpo fisico e quindi come avere una psicologia sana. Immaginate di mettere in opera tante cose e di non percepire il valore di questa cosa, poiché il feedback che ricevete non è quello che vi aspettavate. Cosa ti rimane dentro di te? Rimangono dei cicli aperti, dei radicali liberi, degli eventi incompiuti. Quando si ammucchiano a sufficienza, esplodono. Depressione, rabbia e così via. Sono eventi incompiuti. Non sono realmente incompiuti, ma visto che tu non hai realizzato il compimento nell'atto stesso, rimangono appesi. E quindi che cosa fanno? Fanno massa. Non c'è soluzione, quindi rimangono lì, come i sedimenti in una sostanza. La rendono impura. E questi tendono a depositarsi, giusto? Depositandosi, che cosa fanno? Appesantiscono tutto. Quando tu li agiti, che cosa fanno? Rendono tutto opaco. Quindi, ricordiamoci la radice pa che abbiamo visto. E ricordiamoci poi da valente, valere e valore le differenze. Quindi il valore è un'espressione potenziale. Si esprime questo valore nel momento in cui viene messo in movimento. In quello stesso istante si esprime il valore. In quello stesso istante. Quindi è un meta-oggetto il denaro. È un meta-oggetto che non ha ancora preso forma. Quando io lo scambio, in quel momento prende forma. È la rappresentazione del prendere forma. È la magia nel mondo babbano. Ma non è magia nel mondo babbano, ovvero possiamo dire magia nera, possiamo dire così, nel momento in cui tu lo associ al tuo valore e al valore di ciò che tu fai. Allora è afflizione. E quindi l'accumulo di per sé del denaro, tutto quello che si fa col denaro, tutte le espressioni di moltiplicazione del denaro da se stesso, sono espressioni afflitte naturalmente. Quindi la radice pa è la chiave del valore e non è associata al denaro e non è quindi associata alla ricchezza. La radice pa, nutrire, sostenere. Pensiamo ancora al nostro buon pizzaiolo o Mozart. E non sto facendo l'esempio di Mozart perché, lui era lui. Tutti hanno il loro valore da esprimere. Ogni corpo nasce con uno scopo che rappresenta ciò che tu dovrai esprimere e che quindi è l'oggettificazione, l'espressione formale, sequenziata del valore che tu hai, quindi di ciò che tu sei e rappresenti. Nel suo caso, Mozart è la musica, ma non tutta la musica, quella musica. Lui era un violino e quindi
la musica di un violino. Dico un violino per dire, più che altro era un clavicembalo lui. Un altro nasce ed è un sassofono. Un altro nasce ed è una bacchetta che fa così. Il valore di Mozart. Togliamo da Mozart la musica. Lui è sempre Mozart? No. E che valore potrà avere lui? Togligli ciò che lui è. Cosa vale? Cosa lo nutre? Cosa lo sostiene? Niente. Quindi il valore di Mozart è la musica. È ciò che lui è. Quello è il valore. Se lui non riconosce in ciò che lui è valore, cosa deve fare? Un corso di autostima? No. Puoi dire che ciò che lui è musica. E tuttavia la metà dominante in lui è l'egoista. E l'egoista non percepisce nella musica il valore. La vede come strumento per produrre valore. Ma di per sé non lo percepisce quel valore. Finché non ha un feedback atteso. La copertina di Fortune. O, che ne so, l'Oscar alla musica. O migliaia di persone che lo inneggiano. Nutrire, sostenere. Nutrire, sostenere. Certo, il babbano può dire, vabbè, ma a me mi nutre lo stipendio. Possiamo dire che il babbano dice quello? Cosa direbbe MacGyver in questo caso? Più io sono abile, quindi più metto in movimento ciò che io sono, più risolverò problemi che di conseguenza garantiscono la mia sopravvivenza. E contemporaneamente aumentano la mia conoscenza di tutto ciò che c'è intorno e anche il mio valore. Dimmi. Nel momento in cui MacGyver fa quello che crea la soluzione al problema con cui in quel momento si sta confrontando, lui sta nutrendo se stesso nel piano reale, che si traduce nella rappresentazione in un nutrimento che potrebbe essere un flusso di denaro piuttosto che... Questo è uno scambio che viene dato e naturalmente lo scambio che uno può dare dipende dalle proprie possibilità. Quindi se io faccio una pizza per Rothschild e sono il pizzaiolo, teoricamente Rothschild valuterà quella pizza secondo le sue possibilità. Ma se io la do a una persona che vive nella foresta e che quindi non ha niente in tasca, lui mi darà quello che per lui corrisponde a uno scambio, che sono 5 castagne. Se io applico il criterio di Rothschild a quello che sta nel bosco, seleziono immediatamente quali sono i miei clienti, giusto? Quindi chi può dare valore a me? La fascia di destinazione della mia opera. Ma un'opera è destinata a una fascia di destinazione? Diciamo che io ho sufficiente potere d'acquisto babbano, quindi staminali, denaro, meta oggetti, per comprarmi un elicottero. Tu dici, ah cavolo, è beato lui che si può comprare un elicottero. Ma probabilmente nel mio campo d'esperienza c'è il fatto che io dovrò manutenere l'elicottero e sperimentare con quel cazzo di elicottero, giusto? E in più dare la possibilità a un pilota di elicottero di fare ciò che lui deve fare. L'elicottero richiede manutenzione, richiede tante staminali, tanti metaoggetti che possono essere dedicati al suo perfezionamento, alla sua manutenzione, alla sua messa in opera. Il pieno di un elicottero costa come lo stipendio di un comunale di un anno. Quello strumento porta me a fare una determinata esperienza. Se io sono in un bosco, cosa me ne faccio del potere d'acquisto di un elicottero? Cioè, con quelle staminali, a chi le do? Quindi il loro valore è legato a un determinato contesto. Nel bosco funziona in modo diverso. Quindi potrà essere usato un criterio equivalente. Equivalente per la mia possibilità. Vediamo in termini dimensionali. Facciamo finta, o per ipotesi, che noi possiamo relazionarci con il mondo delle formiche. Cosa potrò mai scambiare con una formica? Ah, ma se gli do una pagnotta, loro ci mangiano 4 anni di tutto il formicaio. Magari va male. Io la mangio a merenda e poi ho ancora fame. Quindi c'è una proporzionalità che devo applicare a questo criterio, che non può essere universalizzata. Deve essere contestualizzata, circostanzializzata e naturalmente questa circostanzialità e contestualità include la dimensione in cui sto operando e il momento nel tempo in cui sto operando. Se prendiamo 100.000 euro e torniamo nel 2000 avanti Cristo e gli do la valigetta a Hammurabi e dico tiè, ma ti compro il quartiere lì, lui mi guarda e non essendoci le canne da rollare nell'epoca di Hammurabi, magari mi fa decapitare, giusto? Dice questo, mi prende per il culo, o no? Rimaniamo ben presenti, con ben presente la radice pa, nutrire, sostenere. Ciò che ti sostiene è ciò che ti nutre. Cos'è che sostiene Mozart?
la musica. Lui è ciò che è perché è ciò che è. Togli la musica e non c'è più Mozart, quindi non c'è più nutrimento, non c'è più sostegno, crolla, non esiste più niente lì. Perché esista qualcosa, devo dargli uno scopo e quindi un valore che equivale a che cosa? Al nutrimento, a ciò che lo nutrirà e che quindi lo sosterrà in quanto punto d'ancoraggio. Che cos'è che sostiene ognuno di noi? Il proprio talento. È quello che ti dà valore. Ed è quello che si deve esprimere e deve trovare modo di esprimersi. Come trova il valore insito nel talento? Come trova modo di esprimersi? Nel movimento. Quindi nella relazione tra A e B, quindi tra parte fissa e parte variabile, tra occhio che guarda e ciò che è guardato. Quindi tutto il ragionamento che è intrinseco nell'egoista o nel babbano dentro rileva il proprio valore a seconda del feedback che riceve, quindi successivamente alla propria azione. Prendete per esempio un supereroe che salva delle persone e nessuno gli dice grazie, grande, e nessuno lo riprende in televisione, si suicida. Se è babbano, se invece è ciò che è, lui non ha bisogno di quello. Vogliamo fare un altro esempio cinematografico? Prendiamo Dr. House. A lui gliene fregava qualcosa del feedback? Lui percepiva il proprio valore a seconda della grazia che riceveva? Riceveva più vaffanculo che grazie, anche da quelli che curava. Perché lui si muoveva a prescindere dalla loro idea di essere curati. E un medico dovrebbe comportarsi in un determinato modo. Lui faceva ciò che riteneva istintivamente utile a ottenere quel risultato. Ma lo faceva secondo te per la persona? Lui era coscientissimo che lo faceva per se stesso. E lo vedevi. Poi curava anche le persone, a volte ricevendo delle denunce anche, da quelli che aveva curato. Provate a vederlo un attimo, se vi capita. Quindi, tra i due, il supereroe che salva le persone ma non riceve il feedback, da cosa percepisce il proprio valore di supereroe? Dal riconoscimento e dal sostegno di persone che dicono «Ah, sei bravo», giusto? E nel momento in cui iniziano a dire e inizia a non sentirsi più bene. Eppure sta sempre salvando delle persone, giusto? Non sta facendo qualcosa di diverso. Siamo d'accordo che noi siamo cresciuti a percepire il valore dal feedback? Il modello di conformità a cui noi abbiamo aderito fin da piccoli è programmato per non percepire il valore nel movimento stesso, ma solo nel feedback che ricevi. Se faccio una ricerca sui neutrini lenti e ricevo un bel voto, sono un grande. Metti caso che il professore non comprende quella cosa, oppure dici no cazzo, come si permette questo di trattare un argomento che lui stesso non conosce e ti dà quindi un brutto voto e te lo critica, sei una merda, o no? Che cosa ti spinge a fare questo? A muoverti a seconda del feedback che ricevi. E quindi ti spinge a essere dipendente da un feedback, giusto? Da lì che cos'hai? I ribelli che mettono in atto esattamente la dinamica inversa chiamata indipendenza, che è un'illusione. Perché implicherebbe lo scollegarsi da ogni cosa. E ovviamente non puoi. Ed entrambi sono afflitte. Ma l'impulso che tu hai fin dalla nascita è a diventare dipendente da un feedback. Quindi dal sistema premiante o punente. Ok? L'egoista, il babbano, è programmato a percepire questo come valore. Tutte le volte che questo è il criterio che tu usi, sei nel modello a cui hai aderito da piccolo. E quindi sei giustamente, secondo la definizione corretta di babbano, babbano, sciocco, stupido, vanveroso. D'altronde, se io ho fatto una ricerca con criterio e ho trovato una soluzione a un problema, e la soluzione esiste a prescindere che io riceva un bravo o no. Quindi, perché devo attendere di sapere se questa soluzione è corretta dal feedback che ricevo? Se è corretta, no? Questo ragionamento che abbiamo appena fatto, il babbano dentro di noi lo percepisce come un a me tanto te ne freghi, cioè il fregarsene. Io faccio una cosa, piace o non piace, non me ne frega un cazzo, che è di per sé un altro atteggiamento afflitto, perché comunque non percepisci il valore di quello che stai facendo, ovvero non vieni nutrito né sostenuto da quello che stai facendo. Tutto questo l'avevamo fatto parlando di ricco, che ci ha evocato la parola valore. Quindi potenza, ricchezza. Adesso vediamo povertà. Ma rimandiamo anche la parola avere ricchezza, giusto? Da governare.
E d'altronde il re è sostegno e nutrimento, giusto? Vogliamo andare sull'etimologia di re? Provenzale, francese, spagnolo, dal latino rex, regem, che combina col sanscrito rag, ragan, gotico rex, celto, antico irlandese, gallese, moderno reich, potente, e difficilmente può staccarsi dal latino regere, reggere, governare, dominare, per rapporlo alla radice rag, essere chiaro, illustre, a cui vari etimologisti appoggiano il sanscrito ragan, indotti dal verbo ragati, che ha la nozione non solo di reggere e comandare, ma anche quella di splendere. Questa voce comparisce come desinenza nei nomi propri di re e capitani celtici o galli, ricordati da Giulio Cesare nei commentari, Vercingetorige, no, per esempio. Vedi reggere e confronto con ricco, principe o capo di un regno, figurativo il più eccellente. Qui però manca, diciamo così, il significato fondamentale della parola re. Reggere, dominare, cosa? E dici, è ovvio, ovvio un cazzo. Cosa vuol dire reggere, dominare? Vuol dire che c'è una struttura che tu stai sostenendo. Quindi questo implica che cos'è che sostiene una forma? La sua struttura. Quindi tu sei la struttura. E tuttavia la tua stessa esistenza dipende da ciò che sostieni. Quindi la struttura e lo strutturare e lo strutturato sono la stessa cosa. Da qui l'identità che c'è tra re e terra, re e regno. Quindi non è una figura simbolica quella del reale, originario, assoluto. Lasciamo perdere l'accezione politica che adesso viene data al re. Il re è colui che sostiene il regno e quindi rappresenta la sua stessa struttura. Manca, per esempio, visto che lo facciamo risalire al sanscrito, una parola che parte da questo concetto, ragan, che è reishi, che vuol dire, in sanscrito, saggio, sapiente, ed è anche l'uomo di potere, da un punto di vista spirituale. Avete mai sentito reishi? Reishi o rishi? Sono due modi di dire la stessa cosa in tempi diversi. Se vogliamo prendere il re ad esempio, parlando della parola ricco e ricchezza, che cosa c'è di ricco in un re? La ricchezza e quindi il potere, o ciò che è il re stesso, da cosa deriva? Dalla terra. E tuttavia la terra dipende dal re. Quindi andando alla radice di valore, lui che cos'è? Sono la stessa cosa, quindi lui è ciò che sostiene e ciò che nutre, simultaneamente. E quindi risaliamo sempre a questo concetto. Ciò che tu sei è ciò che ti sostiene e ciò che ti nutre simultaneamente. Quindi il babbano, che come vede il re? Come colui che ha potere sulla terra. Quindi sono due cose diverse. A questo punto tu che cos'hai? La paura di perdere la terra, perché perderesti la tua identità fasulla. Quindi vedi il tuo essere re, quindi il tuo dominare la terra, come strumentale al valore percepito. E naturalmente vedi la terra come una risorsa da predare. Concentri le risorse in un unico punto, ma queste risorse rimangono allo stato potenziale. Sono fini a se stesse. Quindi abbiamo il significato babbano di ricchezza e quello reale di ricchezza e di valore, detto a tutti gli effetti. Vediamo adesso povertà. C'è una domanda. Dimmi. Per comprendere chi siamo e qual è il nostro valore a prescindere dal feedback che riceviamo, spesso ci basiamo sul piacere in ciò che facciamo, ma anche questo piacere potrebbe essere mosso da una parte attiva di noi. Quindi quale metodo usare? Lo stesso. Quel piacere dipende dal feedback che hai ottenuto o da ciò che è stato. Se il piacere che tu trai, vedi Dr. House, lui trae piacere dall'aver fatto quella cosa. Il feedback che riceve è un fiocchettino che ci puoi mettere sopra, ma anche no. Se invece la tua percezione di piacere dipende dal feedback che hai ottenuto, e allora sono due modi di percepire quella cosa. Uno è babbano, l'altro è naturale. Quindi il feedback che tu hai, se è un feedback successivo all'atto stesso, e se tu determini il valore di ciò che tu hai fatto da quel feedback o dall'assenza di tale feedback, quello che sta guardando dai tuoi occhi è il babbano. Se invece tu provi piacere, nutrimento e ricchezza dall'atto stesso, dal movimento stesso che stai facendo, sei nel movimento naturale. Questa metodologia a doppio criterio, che ci fa percepire quindi le due parti di noi,
quando sono in opera, perché una lavorerà in un modo, l'altra lavora in un altro. Sono tutte e due in opera simultaneamente. Se io sono identificato nell'esploratore, sentirò il babbano dentro che mi parla nell'orecchio e non è mai contento lui. L'erba del vicino è sempre più verde, tutte queste cose qui che si dicono, giusto? Ma ci siamo anche noi. E più lui percepisce il disvalore di quello che hai fatto, più in realtà quello che hai fatto ha valore. Perché? Perché lui è il tuo contatore Geiger. Più si avvicina alle radiazioni, più si agita. È la tua cosa di rabdomante. Lui si muove quando c'è l'acqua. Bene, povertà. Dal latino pauper o pauperus, contrario di opiparus, ricco, che gli antichi etimologisti, e notare che c'erano degli antichi etimologisti, decompongono in pauca, par iena, che produce poco, che produce poco. Quindi, che produce poco. Mozart, prendiamo sempre il nostro Mozart, non percepisce il proprio valore nella musica. Quindi ha queste cose, però dice, ma vaffanculo, che cazzo lo fa fare, no? È povero, giusto? Ma anche se lui suona e non percepisce il valore in quello che ha fatto perché non riceve il feedback, lui è povero. Il supereroe che salva la persona, ma non riceve un grazie e quindi non è soddisfatto, è povero. Perché è legato al tuo fare, non al feedback che tu ricevi dal tuo fare. Quindi pariens, che produce poco, da cui non so se poi arriva, ma dalla la stessa radice in sanscrito porta alla casta dei paria, che produce poco, vedi parente, a cui altri, e qui dice Kun Vanziek, sostituisce pauka, parans, che prepara o procaccia poco, vedi parare. Molti però vogliono che pauper non sia che la duplicazione della radice di paukus, poco, e parvus, dal greco pavros, piccolo, vedi pargolo. E poi dice la definizione, chi ha appena il necessario per vivere e per estensione chi ne manca affatto. In generale scarso, mancante, stentato, sterile, debole, dond'anche poi il senso di misero che muove a pietà. Ma in realtà, vedete come è invertito il concetto dalla sua radice? Qui dice che ha poco, qui dice che produce poco. Le due cose sono in contrasto? No, perché se produci poco, hai poco. Ma di cosa? Di nutrimento, di te, di struttura, di conoscenza di te. La tua dimensione rimane potenziale, rimane non sviluppata. È come una quercia che cresce poco, cresce male, perché viene nutrita poco. Se io uso la definizione babbana di povero, posso vederlo in tanti modi. Chi ha poco, perché è sfortunato, perché non è attaccato ai beni materiali, giusto? Lo possiamo dire. E allora lo vediamo come un soggetto preda del caso, della sfortuna, della sfiga. Ma se lo vediamo dall'altro punto di vista, vediamo un parassita, da un lato. Quindi qualcuno che usa il talento di qualcun altro per sopravvivere. Vediamo il concetto, non cristiano ma cattolico, del povero. Se lo vediamo secondo la seconda eccezione, dice, è una strumento di afflizione il povero, per se stesso ma anche per chi agisce con lui, perché mi dà la possibilità di sentirmi superiore perché tu sei inferiore, giusto? Quindi io ti do una mano e mi faccio un selfie mentre ti do una mano, giusto? È uno strumento di afflizione che tra l'altro completa una forma, ma una forma afflitta. Il concetto cattolico di il povero deve essere quello che arriverà, gli ultimi saranno i primi, ve lo ricordate? Tutto questo concetto è basato su questa afflizione. Proviamo a vedere se applichiamo il concetto di povertà etimologico al cattolicesimo. Quindi hai una persona che non si esprime, che non produce nutrimento e non produce sostentamento. In poche parole è un figlio di Dio che rifiuta il proprio dono. È da sostenere? È da mettere a rogo, no? Perché dici, ti ho dato la vita per dare forma a qualcosa e tu fai tutto tranne quello. E ti lamenti, hai un dono e non lo esprimi. Cosa faresti in questo caso? Lo ammucchi in una struttura e gli dai da mangiare? Così perpetui quella forma, giusto? Che cosa indicano queste due definizioni? Perché tu hai l'etimologia che ti riporta una forma che ha un sapore naturale. Quindi io che esprimo me stesso, che produco e che quindi metto in opera, mi metto in movimento, mi metto in gioco. Dall'altra è il poveraccio sfigato che per puro caso e per sfiga e per le circostanze non ha quello che dovrebbe, non ha le possibilità. Qui abbiamo un caso
abbastanza eclatante, dove nelle stesse definizioni, nell'etimologia stessa, abbiamo da una parte un'espressione che può essere fatta risalire al movimento naturale, dall'altra parte è quella proprio del modello afflitto. Quando una persona dice sono povero, che cosa vuol dire veramente? Che non vali un cazzo, in poche parole, giusto? Ma perché non vali un cazzo? Perché non stai usando il tuo talento, non stai producendo niente, non metti in movimento niente. Anche per quello vi ho fatto l'esempio del MacGyver della situazione, ma anche del Dr. House della situazione. Io mi sono visto tutte e 8 le stagioni di Dr. House tempo fa, e una cosa che rammento perfettamente, al di là del lupus che avevano tutti, ma è passato attraverso diverse vicissitudini. L'avete mai visto vacillare dal suo intento? Veniva attaccato, un poliziotto l'ha fatto indagare, quasi carcerare. Se una cosa, lui era convinto che quella cosa fosse in quel modo e la curava, tu dici, ha rischiato lui, no? Ha rischiato il licenziamento, ha rischiato la radiazione, tutto il resto, giusto? Gliene è fregato qualcosa? È il risultato. Lui sapeva che in quel modo sarebbe accaduta la cosa e l'ha fatta. Certo, da un lato, se uno lo legge in modo babbano, dice, beh, è un menefreghista, è uno che fa quello che vuole, incurante dei bisogni altrui. Ma in realtà lui ha ottenuto il risultato. Se non avesse ottenuto il risultato, era un discorso. Fosse stato un movimento a vanvera, era un discorso. Ma in realtà lui ha ottenuto questo cazzo di risultato. È stato licenziato, è stato ripreso, è stato rilicenziato. No, è tutto, sempre per questo suo modo, nonostante il fatto che ottenesse i risultati. Lui aveva una percezione del suo valore diminuita da quello. Provate a vederlo. E vedete che era immutata. Perché sai, se tu sai che quella cosa è fatta a regola d'arte per quello che sei tu, il feedback è il fiocchettino che ti arriva. Ma ti fa piacere, non ti fa piacere, ti senti incompreso, non ti senti incompreso. Ma che te frega? È quello che ti ha dato nutrimento? No. Quello che ti ha dato nutrimento è vedere la cosa in movimento. Da queste due definizioni, mettiamole insieme, che cosa ricaviamo? Che povertà, essere povero, veramente povero, da un punto di vista oggettivo, naturale, implica non mettere in movimento il proprio talento. Dall'altra parte abbiamo il coach, il babbano dentro, l'egoista, che invece percepisce il valore di scambio. È come se io mi mettessi all'asta, vali quanto... Sì, quello che c'è scritto sulla paletta dell'asta, no? Vieni messo lì a cose e quello dice no, 2, 3, 4, quello è il valore che tu percepisci di te stesso, non ciò che tu sei veramente. Questa stessa scala di valori scombina la nostra percezione di ciò che abbiamo intorno. Per esempio, lo vedi anche nel meccanismo dei social, che è perfetto, è bellissimo, è stupefacente. Tu vedi la persona di immagine pura, il cosiddetto personaggio pubblico, trapper alla moda, che ha riceve ricchezza da che cosa? Da confezioni. E il suo scopo è quello. Dall'altra hai il ricercatore che ti trova la cura per, che prende uno stipendio da quadro, da dirigente, da cosa, ma fondamentalmente è quello che farà in modo che rivoluzioni tutto il metodo della cura delle infezioni batteriche e quindi salverà la vita in prospettiva a tante persone. Ma chi ti conosce? Io userò i tuoi prodotti ma non riuscirò a correlarli con te, giusto? Ma tra i due, il valore percepito tra i due, quello che ha inventato quella cura, aveva bisogno di avere i follower, se no non la divulgava? È nella ricerca stessa che ha trovato il suo valore. È nel risultato che ha ottenuto che ha trovato il suo valore. È nella comprensione di ciò che lui è attraverso ciò che lui fa che trova il valore. Dimmi. Questo caso l'invidia che si ha verso appunto questo tipo di personaggi, influencer, è dovuta alla consapevolezza del fatto di essere oggettivamente povero. Sì. Vedi, in questo modo la tua scala, diciamo così, di valore, di ricchezza, sconfina nell'egoista completamente. Quindi tu ti percepisci una persona che vale se hai tanti follower. E nessuno si ricorda che Gesù Cristo aveva 12 pirla davanti a sé. Non ne aveva 1 milione. Il 1 milione sono arrivati da San Paolo, quando è andato dai babbani. Perché prima la religione, la teogonia, così come veniva insegnata e trasmessa, non era per babbani, era per la casta dei sacerdoti. Ma lui aveva 12 pirla davanti, Buddha ne aveva 5. Se vogliamo mettere insieme Chiara Ferragni, altro che Gesù Cristo, o no?
ce n'è 11 milioni, quello lì ne aveva 12, cioè non c'è neanche, per le proporzioni, non arriva neanche a dei decimali. Poi ha avuto un promoter, Cristo, San Paolo, che lo ha portato a essere più visibile. Ma se non ci fosse stato il PR, e lui aveva sempre i 12, quello che ha detto valeva di meno, perché c'erano 12 pirla invece che un milione? Cioè il suo messaggio, le parole scritte nei Vangeli, a prescindere se uno è cattolico o no, il valore di quelle parole dipende dalla quantità di cristiani che ci sono nel mondo? Dipende da quanto alta è una chiesa? Dipende da quanto ermellino ha sopra un sacerdote? Se pensate che dipende da quello, la visione babbana impera. Invece se la parola detta ha un valore oggettivo, a prescindere dal feedback che ottiene, a questo punto, se ci pensate bene, la maggiore probabilità che hai di ottenere un feedback di qualunque tipo, quindi di essere guardato, ce l'hai se sei babbano. Lo vedi e lo vedete il principio di inversione in opera anche qui? Quindi ricchezza e povertà messe insieme sono perfettamente compatibili. Ciò che ti nutre e sostiene, e dall'altra parte tu non metti in opera ciò che sei e quindi non hai nutrimento né sostegno, che si incrocia perfettamente con l'etimologia di felicità o felice, come ben vi ricordate che l'abbiamo fatta, che significa essere fecondi. Essere fecondi implica produrre figli. Figli in assoluto. Un quadro per un pittore è un figlio. Un'opera per Mozart è un figlio. Una pizza per un pizzaiolo è un figlio. Una nuova pillola per il mal di testa per un ricercatore biochimico è un figlio. Il libro per uno scrittore. Una telefonata andata a buon fine per un operatore di call center. Cioè risolto. Risolto cosa vuol dire? Non che hai dato soddisfazione a chi avevi, ma hai chiuso un cerchio. Comunque si debba chiudere quel cerchio. E tu sei stato strumentale a chiuderlo e ne hai fatto esperienza. Non è soddisfatto il cliente oppure no, altrimenti il dottor House si doveva suicidare. Il cliente è guarito? Cioè questa cosa ha funzionato, l'ho messa in opera, ho avuto l'idea che ha fatto quello? Tac! Poi non l'ho fatto in modo garbato perché quello non riusciva a capire, aveva paura degli aghi, ho dovuto ingannarlo per estrargli l'urina mettendogli la siringa nell'addome invece che farlo pisciare, c'era anche una puntata così. Però vedi, parti da un presupposto, tu dici, cavolo, io sono convinto di quella cosa e la metto in opera, rischiando e sicuramente non aspettandomi un grazie. Quindi che cos'è che lo nutriva? Era molto bella un'altra puntata dove, non so se avete visto un pochino, se l'avete visto la sua storia, aveva un dolore muscolare fisso alla gamba, per cui zoppicava, che lo rendeva burbero perché aveva sto dolore fisso e prendeva il Vicodin, quindi un oppiaceo di cui era praticamente drogato a suo effetto. Tutte le mattine si guardava il bianco degli occhi per vedere se era ingiallito per l'ittero provocato dall'eccesso di oppiacei, no? E tuttavia senza questo Vicodin avrebbe avuto dolori talmente forti che non riusciva. A un certo punto una sua collega, che era anche la sua capa, gli ha dato il metadone, quindi per disintossicarsi dagli oppiacei, e contemporaneamente il metadone gli avrebbe fatto da anestetico. In una delle visite mediche che lui aveva fatto, aveva preso questo metadone e lo vedevi bello sorridente, felice, eccetera. E tuttavia questo suo stato, aveva un paziente in cura che doveva diagnosticarlo, e questo suo stato gli ha impedito di vedere dei sintomi che lui avrebbe notato altrimenti. Si è accorto che non li ha notati perché aveva preso il metadone. Invece di avere questo dolore fisso che lo manteneva sul pezzo, sveglio, e che il Vicodin attenuava abbastanza, ma non troppo. Il metadone l'aveva proprio messo in quello stato, sai, del tipo felice, no? Lo vedevi che roteava il bastone. Infatti lo guardavo e dicevo, cavolo, guarda che sta migliorando, dottor House. Dicevano i colleghi anche questa. E lui invece è andato lì e ha detto, io lo interrompo, ha detto, perché non mi fa essere un buon medico. Ma non mi sono accorto di quella cosa di cui mi sarei accorto in uno stato diverso. Invece così non me ne sono accorto. E ha smesso di prenderlo. Anche se lo faceva stare meglio da un punto di vista babbano. Questo atteggiamento puntato al risultato, a ciò che lo nutre veramente. E lo nutriva veramente stare così con sorriso ebete e fare il gentile? No, lo nutriva veramente fare ciò che lui era nato per fare. E in questo caso, nel suo caso, essere un diagnosta coi controfiocchi. Quella è la sua ricchezza. La povertà sta nel non essere quello. Il giorno che vi direte sono ricco o povero perché avete più o meno staminali a disposizione, quando ti servono, ti vengono date. Se no,
ti viene detto vuoi fare quella cosa, se non ti arrivano le staminali è perché devi essere il MacGyver di te stesso lì. Trovare il modo di farlo senza quello.